Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi dei prodotti terminati, soltanto però della tipologia baby. Voglio quindi distaccare questa categoria dai prodotti terminati del mese, proprio perché ne sto consumando molti e quindi quando farò i video dei prodotti del mese forse prenderebbero troppo tempo e quindi preferisco farne un video a parte. Tra l'altro devo ancora registrare il video dei prodotti terminati del mese di aprile, ma credo che l'accorperò anche al mese di maggio, visto che ormai maggio è finito. E per quanto riguarda appunto questi qui di, diciamo, questa tipologia di prodotti, cioè prodotti baby, ne sto consumando veramente tanti e quindi non ne farò, diciamo, un video mensile, ma una tantum, per cui questo è il primo video. Quindi vediamo subito cosa ho terminato, così vi posso dire anche cosa penso dei prodotti utilizzati. Li ho messi tutti in questa busta regalo, di un regalo che mi hanno fatto per la piccolina It's a Girl, e quindi tutti i prodotti terminati li metterò qui dentro. Sono davvero tanti, quindi non so da dove cominciare. Vediamo un attimo. Li trasferisco sul letto. Allora, comincerei dalle salviette, sono diverse, raccogliamo tutte le salviette, ok, eccole qua. Queste sono le salviette che ho utilizzato nell'ultimo periodo. Allora, innanzitutto cominciamo con quelle della Fria. Queste qui sono le Baby Eco 12 salviette con estratti di curcuma e melograno, effetto lenitivo. Allora, queste salviette mi piacciono molto perché ovviamente costano poco, hanno una profumazione delicata molto buona, ma sono 100% biodegradabili, ecologiche. E la prima volta che ho visto queste salviette le ho viste in un video di Agnes Kant vi lascio infatti il link del suo canale nel box informazioni. E mi sono piaciute molto perché sono buone, profumate, funzionano molto bene. Inoltre, qui c'è scritto effetto lenitivo, azione addolcente per viso, manine e cambio. E comunque non hanno appunto PEG, SLS, parabeni, non hanno il fenossietanolo, no alcol. E soprattutto, come dicevo, sono 100% biodegradabili, quindi anche per le pelli più sensibili. Io le trovo sia da Acquestapone che da Mauris, quindi questo tipologia, questa, diciamo, questo tipo di salviette della Fria sono per me buonissime. Insieme a queste ho comprato anche queste altre che sono invece in formato grande. Infatti l'unica pecca di queste piccoline, ma solo per il formato piccolo, è che non hanno la parte che si può chiudere così, diciamo a clip, non so come dire, e quindi diciamo aiutano anche a mantenere di più l'umidità della salviettina, ma comunque devo dire che nel momento in cui le ho utilizzate non ho avuto problemi di secchezza sulle salviette. Queste invece appunto sono grandi, formato grande, quindi hanno questa chiusura. Queste sono invece Baby Sensation, sempre 72 salviette, certificato anti-arrossamento, con formula cremosa con burro di karité, effetto emolliente, azione anti-arrossamento appunto, alta qualità green. E nuovo tessuto maxi spessore, anche qui no siliconi, parabeni, eccetera eccetera, effetto emolliente. Però qui abbiamo il meno 25% di impatto ambientale, quindi rispetto a quelle di prima che sono 100% biodegradabili, queste non lo sono, però comunque sulla pelle dei vostri bambini sono delle ottime salviette. Anche queste hanno un buon profumo. L'unica cosa è che, se non erro, sì, mi ricordo che ogni volta che le tiravo fuori ne uscivano più di una, diversamente dall'altra tipologia dei salvietteria. Ora non so se è stato un mio problema, comunque diciamo ne uscivano diverse. Non si possono gettare nel water, queste qui nemmeno ovviamente.
e sono effettivamente molto spesse, non sono troppo umide, quindi sono adeguate per la pulizia, diciamo, di emergenza. Io queste salviette le uso quando sono fuori casa o quando dentro casa ho delle situazioni di emergenza popò, cioè ce n'è veramente tante, per cui ho bisogno di toglierne un po'. Poi piacciono moltissimo anche queste, purtroppo non hanno una buonissima formulazione, nel senso che non sono senza siliconi, eccetera, eccetera, hanno soltanto la mancanza dei parabeni, quindi è paraben free, morbido tessuto anidrotato, ultra soffici, sono però delicate, buonissime, un profumo praticamente eccezionale, mi piace troppo e sono carine da vedere, sempre con la chiusura così, e sono sempre 72. I prezzi sono su per giù gli stessi, ovviamente le free costano un po' di meno. Queste pure si trovano ovunque, ovviamente, diciamo, sono buonissime sulla pelle del bambino, sono salviettine, detergenti al nettare dei fiori, ma sono meno naturali rispetto alle quelle della Fria, però io queste le compro comunque. Poi un'altra marca che vi consiglio sono queste, Giannata, ovviamente c'è sempre il formato grande, ma anche quello piccolo che mi porto in borsa, e anche quello piccolo però rispetto ad altre tipologie di salviette che non hanno questa cosa nel formato piccolo, queste ce l'hanno, quindi hanno la chiusura quella ottimale a clip, ho inventato io questo nome, e queste salviette. Sempre profumi comunque, sempre molto da neonato, da bambino, quindi piacevoli. Sono ottime, sono praticamente maxi formato ipoallergenici. Queste sono 20 salviette, eco certificati, gli ingredienti, cosmesi bio eco, diciamo quindi certificate AIAB. Poi sono fatti di avena, di argan, di microemulsione, ipoallergeniche, testate dermologicamente, vegan. 0% parabeni, alcol, PEG e saponi. Queste non si possono gettare nel water. Hanno tutte una scadenza di circa 6 mesi dall'apertura. Queste qui della Fria 3 mesi. E comunque sono ottime, quindi anche queste qui, poi vegano ok, insomma, ha diverse certificazioni. Io queste qui ve le ultra consiglio. Queste e quelle della Fria per costi, diciamo, bassi, più naturali come prodotto. Quelle la liquirizia al meno grano, poi il 100% biodegradabile, quindi se pensate all'ambiente sono ottime. Poi passiamo ad altri prodotti, passiamo ai pannolini. Ai pannolini io praticamente che cosa ho? Ho praticamente comprato un jumbo pack su Amazon, erano praticamente 68, 3 confezioni da 68 pannolini, che sono questi qui della Pampers Premium Protection New Baby. Che dicono essere molto simili, e questa è la taglia 2, 3-6 kg, molto simili ai pannolini progressi. Ne ho conservato uno per farvelo vedere. Design molto semplice, li trovo molto confortevoli, quindi sono elastici, sono molto capienti per essere una taglia 2 rispetto ad altri pannolini. Hanno la riga sempre che indica l'indicatore, quindi di pipì. Comodi, mi sono trovata bene, quindi non li ho trovati, se non sbaglio, per la taglia 3, comunque per la taglia 2 non mi sono trovata male. Devo averne parlato sul video degli acquisti che ho fatto per il baby su Amazon, quindi vi lascio poi il link nel box informazioni o qui in sovraimpressione del video. Prezzo quindi ovviamente più economico dei progressi, sicuramente non economicissimo. Altri pannolini che ho invece amato sono praticamente quelli di Huggies. Infatti, scoprendo di essere gli Huggies, non ho più comprato poi quelli nei progressi. Ovviamente gli Huggies costano di meno, credo che un pacco da 20 o 24 costa intorno alle 5 euro. Questo era una 24, sì, tipo 5 euro. Anche questi li ho acquistati comunque online. E taglia 2, 3-6 kg. Devo stare attenta però all'acquisto online perché ne compri diverse quantità, ed infatti della taglia 2 me ne sono avanzati.
mi sono avanzati perché comunque passiamo alla taglia 3. Sono molto buoni, qui è scritto, vabbè, c'è sempre indicatori di PP, esclusivi soffici cuscinetti per assorbire la pupilla più liquida. E devo dire che rispetto ai progressi, rispetto a quelli che vi ho fatto vedere, questi qui sono sicuramente più buoni e mi hanno trattenuto di più la pipì quella, e la pupilla più liquida. Ma vedete che questa taglia 2 rispetto all'altro pannolino comunque è leggermente più piccolo ed è carinissimo perché c'è comunque Winnie the Pooh, molto elastico, veramente fatto bene nel design ma anche come elasticità. Quindi questi li preferisco a tutti, infatti sto comprando ora sempre gli Huggies. Della taglia 3 bimba non li ho trovati nei negozi, non so perché, quindi li ho acquistati online. Nel frattempo ho comprato la taglia 3 Extra Comfort o qualcosa del genere, che viene detta essere la taglia praticamente sostitutiva della taglia 3 bimba. E non mi trovo male, però sono, rispetto a questi qui che sono gli Huggies bebè, molto più grande la taglia 3, quindi fa un salto, quindi adesso risulta un po' troppo grande. Quindi spero che la taglia 3 bimba, che è la successiva rispetto alla taglia 2 bebè degli Huggies, sia perfetta. Per quanto riguarda sempre i prodotti per il cambio, ho utilizzato i telecambio della Pampers. Questi telecambio della Pampers costano circa 10 euro. Sì, circa 10 euro, 12 pannolini, 12 teli, e sono molto buoni, sono molto sottili. Questi, diciamo, mi piacciono molto per portarli nella borsa del cambio. Non mi piacciono per metterli sopra il fasciatoio perché comunque tendono quel movimento delle gambine tendono comunque ad arrotolarsi. Ed infatti li utilizzo appunto soltanto fuori casa, mentre dentro casa utilizzo quelli della Fissan che sono più rigidi, oppure non utilizzo nulla, ma la metto direttamente sul piano del fasciatoio, perché così posso igienizzarlo tranquillamente poi con un detergente. Quelli che vi dicevo appunto della Fissan sono appunto questi qua, che costano di meno, mi pare intorno alle 6 euro e sono 10, con la busta rosa, che sono proprio più spessi, sono bianchi e azzurri, ma sono veramente rigidi. Quindi questi qui li preferisco rispetto a quelli che vi ho fatto vedere della Pampers, e comunque sono anche troppo costosi secondo me. Poi ho comprato e ho usato tantissime salviettine, queste qua, ma vi avevo già parlato di queste sia nei prodotti terminati precedenti, ma anche sempre in quel video dei prodotti acquistati su Amazon per i bambini, che vi lascio comunque nel box informazioni link, oppure in sovraffissione, quello di prima, diciamo il video che vi avevo nominato prima. Queste infatti ne ho comprate, mi pare che siano 6 confezioni da 100 pezzi, quindi 600 pezzi. E questi qui sono dei quadrotti che ora vi faccio vedere. Questi qui sono dei quadrotti praticamente molto ampi che io utilizzo per pulire diciamo durante il cambio, il sederino, mettendoci del latte detergente, della mustela o un prodotto simile o un'acqua di lavaggio. Quindi sono ottimi. I prodotti che vi stavo proprio nominando sono questi due: l'Hydra Bebè e l'acqua di lavaggio. L'Hydra Bebè è un prodotto che conoscete sicuramente, ottimo. Ottimo, lo continuo a comprare. Io questo lo utilizzo infatti come latte corpo, ma anche di pulizia appunto delle parti intime. Non avrà sicuramente l'inci al 100% biologico, lo sappiamo, però comunque almeno non ha il fenossietanolo, parabeni, ftalati, clinicamente testati per allergenico. Poi i prodotti Musella hanno un profumo proprio buono di bambino. L'unico problema di questo prodotto è che ho trovato difficoltà a recuperare la parte finale, quindi ne è rimasta un po' di crema, ma non riesco a recuperarla. Mentre quest'altra è l'acqua appunto di lavaggio, si trova nella versione pelle sensibili o pelli normali, quindi quella diciamo con l'etichetta blu, questa invece è l'etichetta rossa. Ho utilizzato anche precedentemente, ve l'ho già fatto vedere, quella con l'etichetta appunto normale, e questa qui è un'ottima acqua di lavaggio perché, come dicevo, ne metto un po' nel dischetto e rinfresco e pulisco prima di passare alla crema a rimettere il pannolino. 0% di profumo questa, va bene sia per appunto per la faccia che per il sederino, anche questo
questo, quindi dalla rascita in poi 0% parabeni, ftalati e fenossietanolo. Sono prodotti quindi non biologici, però prodotti che a me piacciono molto. Un altro prodotto invece baby è questo latte detergente biologico protettivo, linea baby, ideale per pulire e idratare, cosmetico biologico certificato che si trova da Acquestapone. Questa quindi è della linea dei Provenzali Bio. Questo prodotto non mi è piaciuto, non mi è piaciuto perché ha un profumo veramente cattivo, non mi piace e risulta anche un po' troppo grasso, quindi io questo proprio non lo ricomprerò più. Ho provato anche ad utilizzarlo per me come latte detergente, ma ne è rimasto anche un po', e addirittura l'ho utilizzato, io lo utilizzo anche il latte detergente per pulire il divano di pelle. L'ho utilizzato un po', ma non mi piace poi l'odore che mi rilascia, preferisco utilizzare quello della Sien che comunque costa pochissimo, e quindi questo abolito, non lo ricompro più. Per finire ho utilizzato questa crema per il corpo dell'Arcalia, questa però si trova soltanto da Pam Panorama, è una crema bio baby, ha una linea buonissima. Questa è una crema corpo con olio di mandorla dolce, clinicamente testato su pelli sensibili, idratante, 97% di ingredienti di origine naturale. È carinissimo il packaging, quindi è molto carino anche da regalare. E formula quindi particolarmente delicata per la pelle dei neonati e dei bambini, contiene olio biologico di mandorla dolce, burro di karité biologico, estratti biologici di calendula, malva, fior d'aliso ed altea. Di questo io ho comprato anche il sapone per il corpo, ma ci sono, c'è tutta la linea, che è una linea sia da donna, quindi prodotti come acqua micellare, contorno occhi, ma anche da bambino. È una crema però che ha questo packaging, quindi a me risulta più comodo utilizzare questo sul fasciatoio, molto più comodo il dispenser, però è una crema molto buona, profumo delicato, veramente ottima. Quindi nickel tested, quindi questa vale la pena. Poi un prezzo non è eccessivo ed è un prodotto quindi bio. Quindi questi dell'Arcalia sono prodotti consigliatissimi. Vi ho parlato quindi di tutti i prodotti che ho consumato in quest'ultimo periodo, spero di avervi dato qualche suggerimento e ne ho veramente tanti anche già in utilizzo per il prossimo video. Alcuni saranno, diciamo, ripetuti perché comunque mi piacciono e preferisco riutilizzarli piuttosto che provare altro. Però se avete anche voi dei prodotti da suggerirmi, scrivetemelo nei commenti così io li acquisterò perché mi piace comunque cambiare sia per i prodotti che riguardano me sia per quelli che riguardano il bebè. Spero di avervi tenuto compagnia, ci vediamo quindi al prossimo video, buona giornata, ciao!